Allora abbiamo un'idea ecologica, tecnologica, legata anche alla blockchain per un'agricoltura eh, fattibile all'interno delle città. Eh, buongiorno, sono, Mil sono Milvo Ferrara, mi occupo di riqualificazione urbana. Eh, io vengo dal, dal mondo della pubblicità, negli ultimi anni mi sto occupando di eh, rivalutare le aree urbane, ci troviamo nell'area di Roma su un'area vasta di 140 ettari, eh, per immaginarli siamo più o meno davanti a 140 campi di calcio, Sono, abbiamo con un gruppo di amici e colleghi e più i proprietari dei terreni, abbiamo creato un'associazione con cui stiamo rivalutando l'area. Con questa associazione abbiamo startuppato sette giovani aziende agricole multidisciplinari e abbiamo fatto un contratto di rete soggetto di set, di, con queste sette aziende agricole con cui stiamo eh, facendo un progetto di eh, agricoltura urbana. Eh, noi stiamo producendo orzo per fare la birra on demand, stiamo facendo degli orti urbani, dei piccoli orticelli come mi suggeriva un amico, in realtà adesso questi piccoli orticelli stanno diventando eh, 500 orti, eh, in futuro saranno 1000 orti e, e il servizio che noi faremo sarà quello di permettere a a una buona parte di, di, di questa popolazione che magari non sarà in grado di gestire interamente tutta l'area, di creargli un servizio per far sì che eh, ci sia una omogeneità nella, nella produzione, nella qualità della produzione e anche nella qualità dello scambio. Nel senso che il nostro scopo è quello di utilizzare quello che è l'industria primaria, che è quello che abbiamo ereditato dai nostri nonni, e portarla in quello che è l'industria 4.0, quella fatta di intelligenza artificiale, quella fatta di scambi gestiti con la blockchain. E, e quindi da qui l'idea di generare un, un modello urbano eh, di welfare di comunità. Un, un modello che non guarda più tanto al profitto come termine ultimo, o meglio, il profitto a cui guarda è il benessere: il benessere che ti viene dal bello, che ti viene dallo scambio, che ti viene dal piacere di, di condividere come. Ormai i tempi che stiamo vivendo ci, ci stanno insegnando. La condivisione è secondo noi la, la chiave di volta di qualsiasi sviluppo si voglia fare. Il nostro progetto, come borgo urbano dell'agricoltura, eh, si trova fra Ponte Mammole e Bibbia, direi che è una delle periferie romane più bersagliate, dove la ferita urbana è più aperta, quindi dove c'è più necessità. Uh, ultimamente abbiamo avuto dei contatti con uno dei più grandi costruttori edili uh, che abbiamo in Italia, che è Salini. Uh, Salini su, davanti ai nostri terreni sta facendo mille, mille uh, nuove abitazioni. Il rischio di queste mille nuove abitazioni è che se non riusciamo a intercettare uh, la domanda per queste case rischiamo di poter trovarci di fronte a una bomba sociale, mentre con l'apporto della tecnologia potremmo eh, selezionare il target e offrire un sistema e un servizio che, eh, che dimostri e che permetta la connessione fra il tutto, fra l'uomo, fra l'ambiente, fra il sociale, fra la tecnologia. Eh, quello che ormai molti da... da da circa un paio d'anni stanno dicendo che la tecnologia sempre di più porta l'uomo al centro, per cui l'uomo torna nuovamente ad essere antropocentrico. Stiamo vedendo quello che sta succedendo con i problemi della privacy. I dati sono qualcosa di interessante, i dati siamo noi che li generiamo. Ecco che diventa interessante vivere in un luogo dove il dato diventa il tuo modello di welfare anche e di sostegno. Eh, che dire altro? Siamo alla ricerca di fondi per permetterci di scalare questo modello che eh, una volta attuato e gestito con la tecnologia, con l'Industria 4.0, ci permetterà di poter applicare lo stesso modello in altre periferie urbane d'Italia, d'Europa, del mondo, ma la, la progettazione partecipata a quel punto è la piattaforma stessa che te la suggerisce, non c'è più bisogno dell'attore eh, che si è inventato, che si è speso per far sì che questo metodo eh, si applichi, una volta applicato la piattaforma diventa generativa e quindi scalabile in eh, N volte. In sintesi, il vostro progetto è agricoltura chilometro zero 4.0. Esattamente così: con la tecnologia possiamo fare tutto questo, tracciarlo e far sì che diventi valore.